siamo gli Animaniacs, tre birboni a tutto gas. Concedetevi un relax, da ridere sarà con gli Animaniacs. È appena uscita questa nuova serie animata completamente a mano chiamata Animaniacs, che è il sequel o revival, sarebbe il termine più corretto, di una serie anni 90 che abbiamo tutti quanti seguito con tanto affetto. Ma io voglio fare un video che permetta non solo di capire che cosa avete visto, se l'avete vista da piccoli, ma di sapere che cosa sia se non l'avete mai neanche sentita nominare. Se no, questa è una serie animata che parla dei fratelli Warner, Jacco, Wacco e Dot, che sono dei cartoni animati come qualsiasi altro, perché negli anni 30 tutti avevano il loro cartone animato, c'era, e ognuno di loro aveva il proprio show in bianco e nero dove cercava di avere il proprio stile. Ma qual era quello della Warner? Beh, secondo la trama di questo cartone, il cartone animato della Warner non lo conosce nessuno perché era, beh, questo, i fratelli Warner, che erano dei cartoni animati così assurdi, così offensivi, così censurabili, che mamma mia, la Warner si vergognava di loro, la Warner non voleva che il mondo sapesse che loro esistono. E così, il presidente, il signor Warner, decise di rinchiuderli all'interno della torre della Warner Bros. Nella vera Warner Bros. Nel mondo reale c'è davvero quella torre. Lui rinchiuse questi tre personaggi nella torre della Warner Bros. Per assicurarsi che nessuno li avrebbe mai visti, mai più. Poi, arrivano gli anni 90. E secondo la trama, negli anni 90, per sbaglio, questi tre riescono a fuggire. I tre fratelli Warner, che hanno dato il nome alla casa Warner Bros., riescono a scappare dalla torre e tutti quanti ora possono sapere che esistono. Ma bisogna impedirlo, bisogna ricatturarli. E così questa guardia viene incaricata di cercare di riprenderli per rinchiuderli di nuovo dentro alla loro torre, da cui non devono uscire, nessuno deve sapere che voi esistete. E li rinchiude tutte le volte all'interno della torre. O comunque, beh, non ci riesce perché sono così folli, così assurdi da essere cartoni animati completamente censurabili e assurdi. Siamo i due fratelli Warner e la sorellina Dot. Ne combiniamo un sacco negli studi Warner Bros. Ci chiudono in prigione nella torre di lassù, ma noi ci liberiamo in guardia a tutti i mezzi tu. Siamo gli Animaniacs. Beh, questa era la trama della serie anni 90. Meravigliosa, prodotta da Steven Spielberg in persona, che tra l'altro non è che avesse mollato i soldi e poi wow, fate quello che volete, seguiva con grande attenzione la serie, gli episodi, le canzoni, voleva che tutto fosse fatto come lui voleva e beh, fu un successone, un po' meno in Italia, ma fu un successone. Questo era un cartone animato assurdo perché cercava di spiegare il sesso, la politica ai bambini, c'è Clinton nella sigla. Voi non avete idea di quanto gli Animaniacs fossero qualcosa di straordinario, che non solo ne approfittava per fare vari cameo, ma per di più cercava in tutti i modi di essere un po' troppo oltre i permessi della censura, spingersi oltre con battute che solamente un adulto poteva capire e riuscire quindi a creare un nuovo modo di fare animazione. Gli Animaniacs furono qualcosa di estremamente amato, ma nel corso degli anni successivi vennero semplicemente un po' dimenticati. Sì, ci fu il film, ma lentamente scemarono, finendo nel dimenticatoio di nuovo. E a parte qualche nostalgico che si va a riguardare la sigla su YouTube, non ci fu modo di riavere gli Animaniacs. Certo, furono al centro di qualche meme che di sicuro conoscete, ma la cosa si fermò lì. Stati Uniti, poi Canada, Messico, Panama, Haiti, Giamaica, Perù, Repubblica Dominicana, Cuba, Caraibi, Terra Verde, poi c'è Salvador. Poi, nel 2020, ecco che esce la nuova serie, quella che è uscita qualche giorno fa, io dovrei dire tipo oggi, però voi vedrete questo video più avanti, ed è pazzesca, assolutamente pazzesca, dovete assolutamente recuperarla. Non so quando e se arriverà il doppiaggio italiano, vi prego usate i commenti per discutere di quando arriverà, che cos'è, come sarà, e insomma, vi prego diffondete il dove vedere questa serie, perché per ora è disponibile solamente negli Stati Uniti su Hulu, e mamma mia è magnifica, è semplicemente magnifica. La trama è questa: Hulu, che è un personaggio nella serie, capisce che può fare un sacco di soldi se prende i fratelli Warner e li riporta in TV, perché ora il mondo è cambiato, ora è pronto per loro e possono di nuovo devastare terrificantemente gli studios della Warner. Ed è quello che fanno. Li vediamo prendere a calci Harry Potter, Wonder Woman, Black Panther, Iron Man,
Da Batman che combatte contro gli Zubat a quella volta in cui la sorellina Dot decide di aprire un partito per i diritti dei cartoni animati e la sigra con le sue prese per il culo LGBT. Questo cartone è completamente over the top, è semplicemente qualcosa di... Quel cartone animato c'è Trump! Non avete idea di quanto possa essere geniale finché non lo vedete, è così assurdo, è fantastico, ma... Per quanto io possa passare ore a spiegarvi quanti pregi abbia questo cartone animato, c'è una cosa che vi volevo dire che molte persone non hanno notato. Che i due fratelli Warner e la sorellina Dot. Dot vuol dire punto. I fratelli Bros, Brothers, Bros, Warner Bros, sorellina Dot, punto. Non c'ero arrivato, è semplicemente un qualcosa a cui non ero arrivato. Ora, la storia di questi fratelli Warner è inventata, ma ha un fondo di verità che in realtà questo cartone animato vuole prendere per i fondelli. Tanto per iniziare, il nome della casa di produzione è Warner Bros, quindi i fratelli Warner. Chi erano i fratelli Warner? Secondo alcuni film, come per esempio Looney Tunes Back in Action, erano questi due fratelli identici che gestivano la Warner Bros. Nei suoi anni d'oro. No, non vi preoccupate, non è andata così. Ma perché nessuno sa chi siano i fratelli Warner, tant'è vero che dobbiamo farci cartoni animati? Perché la Warner se ne vergogna. Che è successo? È successo che i fratelli Warner erano quattro. Harry, Albert, Sam e Jack. Soprattutto Jack. Perché? Perché nel 1956 Jack Warner, il più piccolo dei fratelli, decise di fregare gli altri, quelli che erano ancora vivi, e rubare loro la Warner Bros. Lo fece davvero. Pensate che uno dei fratelli, quando scoprì di essere stato fregato dal fratello Jack, ebbe un attacco di cuore e non si riprese mai più. Fregò la Warner Bros. Cioè la Warner Bros. Si riferisce a un'enorme fregatura. E ovviamente la Warner cerca di fare in modo che nessuno lo sappia, non perché deve essere un segreto nazionale, ma perché forse non è il caso di puntare troppo su questa propria origine di cui si vergogna. Per questo sono diventati un meme nei cartoni animati dove i fratelli Warner devono sempre essere interpretati come qualcosa di assurdo, assolutamente non quella brutta storia. Ma non finisce qui, perché c'è un'altra storia abbastanza interessante. Allora, conoscete la Warner Bros? La Warner Bros è famosa perché ha creato, oltre a un sacco di bellissimi film, i Looney Tunes. E i Looney Tunes erano un gran bel cartone animato, bisogna dire. Ma all'inizio non c'era Bugs Bunny. Bugs Bunny è arrivato dopo. Bugs Bunny si è evoluto con Tex Avery, Chuck Jones, un sacco di altri autori magnifici, ma non è lì dall'inizio. All'inizio, a capo dei Looney Tunes, non c'era Titti o Silvestro o la nonnina, non c'erano Willy il Coyote o il Roadrunner, non c'era Bugs Bunny né Daffy Duck, ma c'era Bosco. Bosco era un personaggio di enorme successo, piaceva un sacco. Ora se guardate quel cartone animato restate un attimino, Però ai tempi fu qualcosa di straordinario, perché era più provocatorio, era più allegro, aveva una personalità più decisa, perché questo è quello che fanno di bello i Looney Tunes rispetto ai personaggi Disney. Fateci caso, Topolino è di buon cuore, Pippo è innocente ma un po' ti fa ridere perché non ci arriva subito, cioè, poi c'è Paperino che è buono, però si arrabbia e si lascia fregare dalla sua rabbia, però è buono. Il punto fondamentale è che siano buoni. Ma pensate invece a Bugs Bunny. Bugs Bunny è un pezzo di... Bugs Bunny è terrificante, Bugs Bunny è crudele, Bugs Bunny si prende gioco degli altri, gioca con il nichilismo, prendendosi davvero gioco di tutti quanti gli altri, tant'è vero che nei primi episodi Bugs Bunny aveva una serie di caratteristiche che molte persone preferiscono dimenticare, ma sappiate che, mamma mia, era qualcosa di estremamente allegro proprio perché giocava sui difetti. E quindi anche Bosco era un cartone animato di enorme successo, tradotto in italiano come bruscolo. Ma il punto è, che cos'è? È un gatto come Felix? È un topo come Topolino? È un coniglio come Oswald o Bugs Bunny? No! Bosco non è una scimmia. Bosco venne registrato al copyright come Bosco, il ragazzo ne...
Sì, esattamente. Venne registrato così. Perché? Perché era effettivamente un ragazzo di colore. Non era un animale. Possiamo capire che c'è un motivo per il quale dal 1933 al 1993 la Warner abbia deciso di far finta di non aver mai realizzato quel cartone. Bosco? Chi è Bosco? Ma mai sentito? è la stessa cosa che hanno fatto con gli Animaniacs nella trama. Infatti l'intero cartone animato degli Animaniacs è un'enorme parodia a questa incredibile storia che si nasconde dietro alla Warner. Ora, sapendo tutte quante queste assurdità e queste meraviglie che rappresenta questa storia assurda, potete capire perché vi sto consigliando di vedere gli Animaniacs. Non solo per le canzoni geniali, non solo per gli episodi e Mignolo e il prof che finalmente ritornano, non solo perché è animato a mano, non solo perché la qualità degli episodi è estremamente alta, ma perché noi viviamo in un'epoca dove le cose più importanti, come fanno notare anche gli Animaniacs, sono eccitazionismi, quindi far apparire assieme personaggi di cui non ricordavamo nemmeno l'esistenza, sono la nostalgia, quindi fare il reboot di cose vecchie preesistenti, altra cosa di cui gli Animaniacs si prendono gioco, e la provocazione. A noi piace un sacco la provocazione, il meme, l'esagerazione, l'assurdo, la battuta, il voler giocare con la politica, voler giocare con il sesso nei cartoni animati, il vedere che i cartoni animati che vedevamo una volta in realtà avevano un significato più profondo. Ditemi ancora, che significano quei conigli? Cioè, io mi sento il blocco della situazione, che significano quei conigli? Non ho capito l'episodio. Mi sento stupido perché sono sicuro che sia una cosa semplicissima, ma io non ci sono arrivato. Che rappresentano i conigli? Vabbè, comunque sappiate che io ho adorato questa serie, che vale assolutamente la pena di vederla perché è magnifica e che quindi ve la sto consigliando perché nessuno ne sta parlando. Ma siamo pazzi! Potrebbe essere la miglior serie animata del secondo decennio del 2000. Il 2020 potrebbe essere segnato dal grandissimo finale esplosivo, dal fatto che questa serie è praticamente straordinaria, qualcosa che noi speravamo di vedere da anni. Quindi, vi prego, lasciate da qualche parte nei commenti qualcosa riguardo gli Animaniacs per sapere dove trovarli man mano che arriveranno i doppiaggi italiani, eccetera, e anche in lingua originale, i sottotitoli, qualsiasi cosa voi abbiate, e cercate di guardare quella serie perché deve ricevere l'apprezzamento del pubblico, perché io la voglio la seconda stagione che viene citata all'interno della sigla, io voglio un'altra parodia di Jurassic Park, io voglio assolutamente che questa serie vada avanti perché è pazzesca, è semplicemente pazzesca. E devo dire che sì, è più cattiva rispetto a come era quella negli anni 90, ma anche perché la censura è cambiata e per essere cattivi non bastano più le cose che si facevano negli anni 90. È pensata per essere vista su internet, è pensata per essere parodia di cose più contemporanee e recenti e non solo ci riesce, ma le sue differenze rispetto all'originale, come il fatto che l'autore originale non ci stia lavorando, ma ci stia lavorando soprattutto Steven Spielberg, mi portano a dire, ragazzi, Lo so che non sarà identica alla serie originale, ma a tutto quello che noi amavamo della serie originale. Ed è perfetta anche per qualcuno che non ha mai neanche sentito nominare la serie nei 90. È semplicemente quello che ho sempre desiderato vedere. E sappiate che dopo di loro arriveranno altri remake di altre serie che ci siamo dimenticati dagli anni 90, quindi non vedo l'ora di poter vedere tutte le novità che ci sta portando questo nostro è sempre nostalgia che però sta in un attimino dando una spinta nella direzione dell'animazione tradizionale. Infatti anche Don Bluth, sta tornando a fare animazioni. Sta tornando a fare qualcosa animato, una serie animata. Quindi prepariamoci a un sacco di bellissime sorprese. E guardate gli Animaniacs.